aggredisce un'infermiera durante il turno di servizio al reparto di pediatria. Ancora violenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Tanta paura per l'operatrice sanitaria che ha riportato escoriazioni curabili con 8 giorni di prognosi. Protagonista della vicenda è il padre di un piccolo paziente giunto al pronto soccorso ed inviato al primo piano dopo l'accesso al triage. A scatenare la violenza pare l'insistenza dell'uomo nel voler accedere immediatamente al reparto. Il sindacato FIALS, che ha denunciato l'accaduto, ha espresso la propria solidarietà all'operatrice sanitaria che ha subito violenza fisica, denunciando i momenti di terrore non solo tra il personale sanitario ma anche tra i piccoli pazienti presenti. Questo episodio non è un caso isolato, ha affermato il segretario provinciale FIALS Carlo Lo Popolo. Le violenze, le aggressioni e le minacce rivolte agli operatori sanitari sono fenomeni in aumento, ormai un vero e proprio allarme sociale che mette a rischio la sicurezza del personale sul luogo di lavoro. Questo sindacato ha più volte richiesto la presenza di un drappello di polizia, ma finora abbiamo registrato un assordante silenzio in risposta a tale richiesta. Raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione, la vittima dell'aggressione ha denunciato un clima di tensione costante che rende spesso insostenibile il lavoro. Spesso ci troviamo in questioni più grandi di noi, perché si inizia a urlare, si inizia a degenerare, ad accusarci e ad aggredirci sia verbalmente che fisicamente. Spesso siamo vittime di queste persone, diciamo così, sia fisicamente che quanto più verbalmente. Ci aggrediscono continuamente, andiamo al lavoro pensando e sperando di arrivare a fine turno integri dal lavoro, diciamo così. E praticamente proprio in questo periodo, diciamo, di feste dove le persone si sono incontrate, c'è stato un picco di influenza pazzesco e noi già siamo carichi di lavoro con dei piccolini che raggiungono alle nostre cure e osservanze, diciamo così, e ci troviamo carichi delle persone che vengono da noi in regime di pronto soccorso e molte volte non riusciamo a far fronte a tutte le loro esigenze, a tutte le loro richieste, perché siamo innanzitutto pochissimi operatori, sia sanitari che medici, paramedici, diciamo, ci troviamo in una condizione di disagio generale a dover affrontare le continue richieste e diciamo solleciti da parte delle persone a sbrigarci, a rendere più veloce gli accessi, ma non dipende da noi, perché oltre a, diciamo, a guardare i piccoli del territorio, quindi attraverso il regime di pronto soccorso, noi ci prendiamo cura dei degenti, che abbiamo circa 12 posti letto e in questo periodo abbiamo tutti i piccolini lattantini meno di 4 mesi presenti all'interno del reparto, dove hanno bisogno di continue cure. Anche un appello a seguire le regole che ovviamente ha il pronto soccorso, anche in questo caso il pronto soccorso pediatrico, perché spesso le discussioni nascono proprio dalla violazione di queste regole. Sì, cerchiamo di mantenere quanto più i distanziamenti che il Covid ci ha insegnato. E quindi cerchiamo di non far stare tutti i bimbi insieme, di cercare di chiedere agli accompagnatori di restare in uno e non tanti, perché molte volte davanti alla nostra porta del reparto ci sono un'infinità di persone e che sono tutti accompagnatori. Molte volte chiediamo di lasciarci liberi i corridoi, i posti e di lasciarli a questi piccolini e di distanziarsi, anche perché i contagi, come abbiamo visto in questo periodo di feste, siamo stati con un picco di epidemia pazzesco e quindi questo però, diciamo, le persone cercano sempre di non volerlo capire e quindi ci trattano e ci maltrattano con le parole.